Allora, Decorato, innanzitutto ci racconti cosa è successo ieri sera in Consiglio Comunale, perché è la dimostrazione di quella che è l'attuale situazione all'interno del centro-sinistra. Ma la situazione è caotica, non solo perché il centro-sinistra ha tre o più, quantomeno tre, poi Fiano non lo so, ma tre in corsa che hanno cominciato a sparare cannonate uno sull'altro. La situazione è di caos e di sbando in Consiglio Comunale. Ieri sera si discuteva della delibera di urbanistica, la più importante dal dopoguerra, la più importante dall'insediamento di Pisapia a Milano dal 2011. Stiamo parlando degli scali ferroviari, di tutti gli scali ferroviari, delle aree libere intorno agli scali ferroviari, circa 6 milioni di metri quadri di aree, e sulle quali l'iter iniziato sotto la Giunta Albertini e continuato dalla Giunta Moratti, il centro-sinistra ci ha massacrato con denunce, con interventi pesanti in Consiglio Comunale. E devo dire che ieri sera non c'era un solo assessore se non quello all'urbanista. Non c'era il sì, non c'era, come se fosse una delibera di un asilo, di una ristrutturazione di un asilo nido. Stavamo parlando di un accordo su aree pubbliche, perché quelle delle ferrovie dello Stato sono aree pubbliche, per realizzare solo 370 alloggi, ad esempio. Noi chiedevamo un aumento di volumetrie per l'housing sociale, non c'è stato niente da fare. La stessa delibera che loro avevano attaccato per 10 anni in Consiglio Comunale e che la De Cesaris ha portato a terra. In questa situazione 4 consiglieri della maggioranza non l'hanno votata, alcuni uscendo, altri votando contro, come ha fatto coerentemente Basilio Rizzo, perché lui questa delibera l'ha contrastata negli anni in cui eravamo noi al governo della città e ha continuato a farlo. Dopodiché evidentemente c'è una situazione di sbando a livello di maggioranza, perché gli urli e le ripicche che si sono state tra esponenti della stessa maggioranza del PD nei confronti di Cappato, di Biscardini e di Grassi, che sono tutti consiglieri della maggioranza, della Sonego, che non ha votato la delibera, dimostrano che su questa, che è la maggiore operazione urbanistica della Giunta Pisapia, sono completamente in stato confusionale allo sbando. Mercoledì ci sarà il Redderazione, noi saremo, abbiamo chiesto a tutti i consiglieri di opposizione di essere in aula, perché non è escluso che questa delibera non venga approvata, non è escluso, però ci proviamo. Parliamo invece dei candidati del centrodestra. Allora, Del Debbio e Sallusti sono i due nomi, poi c'è questa terza incognita, Pellegrini, però non sembra vedersi all'orizzonte ancora con chiarezza quale sarà il candidato del centrodestra. Perché intanto si sta facendo questa melina? È una strategia che state adottando? Il centrodestra deve pensare, sta pensando prima a un progetto per rilanciare Milano, visto che, se io le chiedo a lei di Pisapia cosa ricorderà, cosa lascia a Milano di grande realizzazione? Io non so, ecco, le chiedo, un milanese oggi che cosa ricorda della gestione di questi 5 anni di Pisapia? Niente, perché tutte le grandi realizzazioni che sono state fatte, dallo skyline di Porta Garibaldi a City Life, gli scali ferroviari che noi avevamo, non hanno iniziato, la linea 4 inizia con finanziamenti che noi abbiamo lasciato a questa giunta, la 5 l'abbiamo fatta noi e Pisapia ha tagliato il nastro, non ha fatto niente. Allora, di fronte a questo, il centrodestra deve mettere a punto un programma di rilancio della città, poi arriveranno i candidati. Io ricordo che Albertini fu candidato 3 mesi prima delle elezioni, stessa cosa della Moratti, 4 mesi prima. Quindi non c'è questa enorme fretta, anche perché a sinistra, per nostra fortuna, come lei ha visto, è in atto un bel massacro tra i cosiddetti aziendalisti alla sala, i politici come Maiorino e l'anima aziendale e politica che è la Balzani. Quindi divertiamoci ancora per un po' con questi attacchi che ci sono all'interno loro e col fatto che il centro-sinistra è allo sbando. Poi ci sarà il candidato di centrodestra, posso assicurarvi che ci sarà.